Per il lavoro. Ci metto la firma. Firma anche tu. Insieme alla CGIL. I quattro referendum per il lavoro. Stabile. Sicuro. Dignitoso. Tutelato. Aboliamo i licenziamenti illegittimi. Contrastiamo la precarietà. Rendiamo più sicuro il lavoro negli appalti. Vieni a firmare nei banchetti. Nelle nostre camere del lavoro. Oppure firma online. Per il lavoro. Mettiamoci la firma. Parliamo della legge per sostenere gli anziani in questo paese ed è una normativa che è stata varata il 23 marzo del 2023, la legge numero 33, che ha impostato un decreto legge delegato che però è uscito un anno dopo, quindi il governo nel frattempo ha fatto tutte le cose che sappiamo benissimo che non sono molto positive. Questa legge delega oggi comincia a prendere piede, ma il problema principale è che non c'è nessun finanziamento. La stragrande maggioranza dei decreti attuativi che faranno seguito a questa normativa, e sono circa una ventina, vengono poi rinviati per una parte di almeno 6 mesi e addirittura per il resto di 2 anni. Quindi questo governo non ha nessuna intenzione di tutelare gli anziani, le persone fragili, lasciandoli soli di fronte ad un problema molto serio, chiusi nelle loro famiglie con le disponibilità economiche che purtroppo le persone oggi hanno sempre meno. Noi come organizzazione sindacale non ci fermeremo di fronte a questa ennesima presa in giro, perché stiamo parlando dei soliti annunci che dichiarano di intervenire in favore delle persone più fragili, ma poi alla fine nelle carte non ci sono le condizioni per poterle realizzare. Il sindacato pensionati, come ha fatto fino ad oggi, continuerà nella lotta per ottenere quegli obiettivi che ci siamo dati più di un anno fa e quindi sostenere veramente le persone in difficoltà. Anno è stato un anno sicuramente ancora positivo, ma cominciamo a vedere qualche difficoltà crescente, in particolare in alcuni settori chiave come l'industria, le esportazioni, che continuano a crescere ma a un ritmo ormai molto vicino allo zero. Le costruzioni continuano a fare da traino, ma con previsioni molto negative per il 2024. La cosa che va bene è il turismo, in particolare anche la città di Modena ha avuto una crescita più positiva negli ultimi anni. Tutto questo messo insieme fa sì che l'occupazione nell'ultimo anno sia stata quasi ferma. Sui redditi aumentano le diseguaglianze. C'è una parte importante del lavoro dipendente che o lavora part time o non lavora comunque tutto l'anno. Un mercato del lavoro in cui sempre più spesso, pur lavorando, si può essere poveri è un mercato del lavoro dove le disuguaglianze sono sempre più alte. Notiamo che sia a livello contrattuale che di redditi le disuguaglianze sono sempre a carico di donne, giovani e lavoratori stranieri, e chiaramente laddove queste condizioni si incrociano le disuguaglianze aumentano ancora di più. E il dato anche sull'occupazione ci mostra come rispetto all'anno scorso, quando l'occupazione insomma era aumentata grazie al lavoro delle donne che erano uscite dall'inattività, adesso, pur calando lievemente l'occupazione, cala solo quella femminile. Cambio di passo principalmente, oltre che con l'aumento dei salari, che chiaramente è un punto importante, sta proprio nel lavorare a tempo pieno, per cui andare ad intaccare diciamo i contratti a tempo determinato. Questo è quello che stiamo provando a fare anche con la raccolta firme dei nostri referendum, in cui il terzo quesito è proprio quello che permetterebbe di far diminuire sicuramente i lavori a contratto a tempo determinato, per cui la nostra battaglia, oltre che per la
l'aumento dei salari tramite la contrattazione collettiva nazionale e chiaramente anche quella aziendale, è quello di andare ad intaccare le tipologie contrattuali che nel nostro paese sono troppe e sono troppo precarie. Per il lavoro. Ci metto la firma. Firma anche tu. Insieme alla CGIL. I quattro referendum per il lavoro. Stabile. Sicuro. Dignitoso. Tutelato. Aboliamo i licenziamenti illegittimi. Contrastiamo la precarietà. Rendiamo più sicuro il lavoro negli appalti. Vieni a firmare nei banchetti. Nelle nostre camere del lavoro. Oppure firma online. Per il lavoro. Mettiamoci la firma.